La segreteria dell'Associazione Siciliana della Stampa, il direttivo del gruppo Cronisti Siciliani e la sezione di Enna dell'Assostampa esprimono solidarietà e stima al collega José Trovato, vittima di un'intimidazione sui social, invitandolo a proseguire la sua testimonianza professionale con coraggio e perseveranza. Ieri pomeriggio Trovato ha sporto una formale denuncia al commissariato di polizia di Leonforte contro i responsabili dei profili Facebook riconducibili ai familiari di un mafioso della provincia di Enna. Ciò che riteniamo non si possa far passare in silenzio, dicono il segretario di Assostampa Sicilia Roberto Ginex, la segretaria regionale del gruppo Cronisti Claudia Brunetto e il vice segretario Assostampa Enna Gianfranco Gravina, è il messaggio che un giornalista possa essere aggredito verbalmente sui social dai parenti di un mafioso nel tentativo di ridurlo al silenzio. Solidarietà al giornalista è arrivata anche dal deputato Andrea Gerrizzo. Ultimati i lavori di manutenzione sulla SP47, piano torre di Gancipa Bivio SS120. Ad eseguirli è stata la ditta Salvatore Cavalli di Milo per un importo di circa 159.000 euro. La SP47 collega la SS120 nel tratto Troina Cerami con la di Gancipa e il territorio della provincia di Messina. Durante l'anno scolastico appena concluso, il servizio di medicina scolastica del Dipartimento Materno-Infantile dell'ASP di Enna ha svolto l'attività di screening sugli alunni delle classi filtro appartenenti ai tre circoli didattici del capoluogo. Le visite hanno riguardato 564 alunni e grazie a questa attività è stato possibile individuare alcuni alunni bisognosi di accertamenti specifici. Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Visitazione, patrona della città di Enna. Domani alle 19 al Duomo la solenne apertura del simulacro, giovedì alle 20 i cori della città si riuniranno in Duomo per la terza edizione della rassegna dal titolo E cantamo a Maria. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento dell'umido e del vetro. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta dell'umido e del vetro domani mattina e del cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.